comandante Cannatà, Marina Militare impegnata in questo evento. Due parole. È un'attività che svolgiamo in collaborazione con la Lega Navale e con le associazioni dell'area spezzina che si dedicano a questo settore, che portiamo avanti con grande piacere, con grande interesse, perché è un'attività che è tipica, voglio dire, anche della Marina Militare, svolgendosi sull'acqua, nel mare, a vela. E ci piace anche l'idea del poter dire che sul mare portiamo anche delle persone che hanno difficoltà. Ecco, il mare come mezzo che fa superare i problemi, che unisce piuttosto che dividere. Questo è un bel concetto che assolutamente è nello spirito della Marina e che quindi supportiamo completamente nel contesto di questa attività. Bene, nella conferenza stampa si parlava di corso che poi Umberto Verna ha detto diventerà un percorso. La Marina farà la sua parte in questa attività, in questo percorso o corso che sia. Daremo le nostre capacità, le nostre possibilità, le nostre risorse, le metteremo a disposizione, perché è un progetto, è un'idea che ci piace e che vorremmo anche diffondere all'interno del mondo militare, magari acquisendo, creando anche una sezione velica per gli atleti del gruppo paralimpico militare. Bene, un'ultima cosa. Un ringraziamento che lei ha fatto a una persona che oggi non poteva essere qua, che è il presidente della sezione velica, Raffaele Cerrettini. Lo confermiamo ufficialmente così? Ma ci mancherebbe. Raffaele non è qui, ma è una cosa incidentale, col cuore è con noi. Ho ringraziato, lo ringrazio ancora e ringrazio soprattutto i suoi uomini, quelli che conduce nella sezione velica e che tanto fanno per la sezione velica e per tutte le attività che sono correlate all'attività velica nel mondo spezzino. Grazie, comandante.